Io vi farò un po' una panoramica, infatti l'ho preparato già ieri sera, l'ho mandato al professore per, cioè, con il beneficio di toglierne qualcuna, perché ho fatto una panoramica molto ampia e non sapevo di preciso lui cosa vi avesse anticipato. Adesso mi dice che comunque, appunto, quello che ha detto adesso era giusto un'introduzione, diciamo, di concetto, di principio, e io magari vi faccio vedere anche un po' di norme. Però dobbiamo fare un passo indietro, nel senso, per capire questi meccanismi, cioè di come sono arrivate queste licenze, questo nuovo, io l'ho chiamato modello open licensing, cioè di licenziamento aperto, dobbiamo capire, cioè, come funziona il diritto d'autore dietro, niente di più, niente di meno. Cioè io ho un, come vedete qua ci sono due siti, vabbè, aliprandi.org è il mio sito personale, una sorta di vetrina delle cose che faccio, però c'è anche questo Copyleft Italia, che è sempre un sito che gestisco io, in cui ci sta dietro, a cui sta dietro una piccola community di persone appassionate, interessate a questo fenomeno che, vabbè, chiamiamo copyleft, cioè permesso di copia, dopo vi spiego bene in che senso. E dalla casella email di Copyleft Italia io raccolgo spesso dubbi, richieste, informazioni da parte degli utenti. Il 90% delle richieste che arrivano in realtà lasciano trasparire un dubbio sul funzionamento del diritto d'autore, quindi non tanto su queste licenze. Ok, cioè mi chiedono cose che in realtà trovano la risposta in alcuni articoli della legge sul diritto d'autore. Questa è dimostrazione del fatto che tutto questo meccanismo di licenziamento open, anche detto copyleft, open source, adesso vedremo tutte le varie declinazioni di questi concetti, non stanno al di fuori del campo d'azione del diritto d'autore, ma è importante ricordarsi che siamo comunque sempre nell'ambito del diritto d'autore. Una delle più grosse dei più grossi equivoci in cui si può cascare in questa materia è arrivare appunto a un esame in cui c'è la domanda sull'open source e dire le licenze open source sono una forma alternativa al diritto d'autore. Trac, bocciato. O comunque non abbiamo capito bene il concetto, nel senso che non abbiamo una forma di rifiuto o alternativa al diritto d'autore, ma abbiamo un nuovo modello di licenziamento. Voi siete comunque giuristi, se fossi a scienze politiche o informatica mi preoccuperei di fare ancora una premessa più lunga, però capite dove siamo, cioè siamo nell'ambito del diritto privato, cioè della libera contrattazione. Le licenze sono degli strumenti di diritto privato e più specificamente di diritto d'autore, che altro non è che una branca del diritto privato contrattuale in questo caso, che con le quali appunto, come diceva il professor Rossetti, è possibile riaprire ciò che la legge ha chiuso, diciamo, per dirla con una metafora un po' efficace, no? Però non siamo fuori dal diritto d'autore, ma questo riaprire, questa possibilità di applicare le licenze, è proprio basata sul fatto che un autore ha dei diritti, cioè c'è un diritto d'autore su queste opere, quindi il detentore dei diritti ha la possibilità di scegliere come licenziare la sua opera. Questa è una premessa concettuale molto importante, se no non capiamo nulla. Quindi se ci sono già dubbi su questa cosa, ditemelo subito e la ripetiamo, se no. Ok, altra premessa, adesso facciamo un po' di storia. Come vedete io ho scritto, vabbè, questo è un titolo di un paragrafo di uno dei miei libri, in principio era il software, tra parentesi, libero. Perché il professor Rossetti vi ha spiegato che appunto il software è nell'ambito del diritto d'autore, a seconda che si parli del contesto italiano, si parla di diritto d'autore, a seconda che siamo nel contesto anglosassone, americano, parliamo di copyright. Però non era sempre stato così, cioè c'è una data storica per la quale si conta la tutela, dalla quale si fa partire la tutela del diritto d'autore. Inizialmente non era così, e perché? Calcolate che tra le opere tutelate dal diritto d'autore, pensate alla letteratura, alla pittura, alla cinematografia, il software è ovviamente una delle ultime storicamente nate, no? Quando è che si inizia a produrre software? Con la nascita della scienza informatica, quindi nel dopoguerra, e poi quello che ci interessa non è tanto quando si inizia a produrre software, ma quando si inizia a produrre software come entità commerciale a sé stante. Perché? Perché nei primi anni, voi pensate, se guardate i film di fantascienza, quelli vecchi, quelli degli anni 60-70, vedete queste, basta vedere Superman ad esempio, quelli originali hanno queste grandi macchine, queste grandi sale dove c'erano questi computeroni, ovviamente lì non c'era il softwareino che doveva comprare in edicola, nella rivista e lo installavi, cioè era una macchina complessa che aveva al suo interno le informazioni per funzionare, quindi il software non era percepito come una realtà a sé stante rispetto alla macchina. Di conseguenza non vi era neanche la percezione di tutelare quell'opera, perché non essendo commercializzata in via indipendente, coloro che la producevano non percepivano l'esigenza di una tutela giuridica.
chi produceva queste grandi macchine sostanzialmente scriveva il codice, cioè scriveva il software, le informazioni per far funzionare questa macchina. Queste grandi macchine erano squisitamente di stretta competenza di grandi centri di ricerca, di università, centri militari. Se un po' di storia dell'Inter magari l'hai già fatta, no? Cioè, capite, sapete che Inter nasce come evoluzione di una rete che era parzialmente militare, parzialmente universitaria, no? Poi è diventata la cosa che adesso abbiamo tutti in tasca, sul cellulare, ok? Stesso discorso, cioè, lo sviluppo del software nasce come una cosa iper tecnica e di elite tecnologica, cioè solo questi grandi centri si possono permettere di avere delle macchine così evolute, e quindi non esiste il mercato del software. Arriva un punto della storia in cui invece inizia a concepirsi il software come oggetto di mercato, cioè quando nasce il cosiddetto personal computer. Poi adesso stiamo parlando un po' per grandi pietre miliari, in realtà la storia è molto più complessa, molto più evoluta, però se andate a vedere un po' di storia dell'informatica anche su internet, cercando su Google, vedete i primi modelli di personal computer, ed evitando Wikipedia, esatto. Trovate un po' di informazioni e vedete quando sono nati i primi personal computer. Personal computer intendo, anche lì erano macchine, non sono questi cosini qua che pesano un chilo e mezzo, erano delle macchine un po' più complesse che però cominciavano a essere personal, cioè pensate per l'uso personale, cioè uno se la poteva prendere per utilizzarla sulla sua scrivania, tendenzialmente in ufficio, e poi in una fase successiva anche a casa, lì diventa veramente personal. Lì veramente si apre un nuovo mercato, cioè il mercato delle applicazioni che girano su quelle macchine. Cioè la gente comincia ad avere a casa l'oggetto su cui far funzionare qualcosa, e quindi nasce automaticamente il mercato degli strumenti aggiuntivi che si possono installare sulla macchina per fare cose in più, o fare cose nuove, o farle meglio. Ok? Siamo più o meno a metà degli anni 70, giusto per dare, comunque negli anni 70 per darvi un'idea, no? Ed ecco che allora le aziende che erano in quel mercato, che si stavano facendo in quel mercato, tendenzialmente nuove piccole aziende sperimentali, start-up, gestite da giovani scapestrati, ventenni, negli scantinati, che adesso probabilmente sono coloro che detengono i più grandi capitali del mondo, iniziano appunto a produrre del software che può essere commercializzato per farlo funzionare su queste macchine. Ed ecco che nasce l'esigenza di tutelarsi, perché insomma comincia a essere un prodotto a sé stante, collegato dalla macchina, sarebbe troppo bello, nel senso che costoro che impiegano capitali e forza lavoro e ore e ingegno per produrre il software, lasciato liberamente alla diffusione, creava il problema insomma di remunerarsi, di trovare un modo per sostenere questa nuova industria, no? E sarebbe andata a vantaggio di chi? Di coloro che producevano invece il pezzo di metallo, il pezzo di plastica, i produttori di hardware che avevano le macchine, tanto il software glielo facevano gratis, poi potevi installarlo. Ecco che si comincia a pensare appunto a quale modello legislativo, modello diciamo di tutela giuridica, può essere applicato a questa nuova forma di creatività, che non c'era mai stata, nel senso nessuno aveva mai pensato a questa forma di creatività. Il diritto d'autore si era sempre occupato di altro, come vi ho detto prima, letteratura, cioè testi letterari, immagini, musiche. Sostanzialmente sono due le forme su cui si dibatte, no, alla fine degli anni 70. La dottrina giuridica si apre un po', cioè inizia un po' a pensare tra il brevetto e il copyright o il diritto d'autore. Dovrei, ovviamente, anche lì, brevemente, cioè il brevetto è una forma di tutela che si applica alle invenzioni industriali, quindi ci vogliono alcuni requisiti affinché il ritrovato tecnologico sia considerabile come una invenzione industriale a tutti gli effetti, cioè qualcosa che sia innovativo e che abbia un'applicazione industriale. Vabbè, adesso i requisiti sono un pochettino più complessi, poi vi do magari qualche link. Il diritto d'autore ha un altro, si occupa di altro, cioè il requisito perché si possa applicare il diritto d'autore è il cosiddetto carattere creativo, cioè un'opera letteraria, un'opera grafica, un'opera cinematografica, per essere tutelata con diritto d'autore, con copyright, deve avere quel requisito minimo che è il cosiddetto carattere creativo. Anche lì c'è fior di sentenze e di dottrina giuridica che spiega cos'è questo carattere creativo, ora ve lo risparmio, ed è applicabile appunto non alle invenzioni ma alle creazioni. Non è una cosa, insomma, non è la classica considerazione di lana caprina da giurista, è importante perché siamo in due ambiti molto diversi per il diritto industriale e il diritto della proprietà intellettuale.
invenzioni da una parte, tutelate da brevetto, creazioni, opere creative forse più propriamente, tutelate con diritto d'autore. Nota, non è detto che le due cose non convivano, cioè non è detto che non esistano creazioni barra invenzioni che abbiano entrambe le caratteristiche, che possono essere considerate sia per certi versi invenzioni e sia per altri versi creazioni, opere creative, e quindi soggette a entrambe le tutele. E questo è un problema, nel senso, cioè un problema, era una delle cose che aveva creato il dibattito, cioè visto che il software era un po' a cavallo delle due categorie, non si capiva bene da che parte stare e come considerarlo. C'è stata anche una constatazione di carattere, diciamo, di opportunità economica, cioè si è pensato che utilizzare la tutela brevettuale sarebbe stata una cosa un po' troppo forte per un mercato nuovo, per un'industria che stava nascendo in quel momento. Soprattutto perché? Perché brevettare costa rispetto al diritto d'autore. So, questa cosa un po' lei spiega, no? No, scusa, sono okay. Disappunto perché non mi vedo sul cellulare. No, chiedevo... Okay. No, nel senso che registrare un brevetto costa, cioè dovete avere uno che vi scrive il documento brevettuale, andare ad un ufficio apposito di deposito brevetti, depositarlo e pagare una cifra, insomma... Mediamente si fa il conto che la preparazione e registrazione di un brevetto costi 25-30 mila euro adesso, un brevetto europeo. Applicare il diritto d'autore non costa nulla, nel senso che basta dichiarare che quell'opera è vostra e basta che quest'opera abbia il cosiddetto carattere creativo e in automatico la legge prevede che voi abbiate dei diritti di tutela su quest'opera. Questa differenza è fondamentale. Perché? Perché delle aziende nuove, piccole, emergenti, come erano quelle degli anni 70 che producevano software, che adesso si chiamano, se guardiamo l'evoluzione, adesso si chiamano Apple, Microsoft, IBM, cioè parliamo di questa gente qua, ok, per farvi capire quanto è stata importante questa scelta. All'epoca erano piccole aziende, come se fossero delle piccole SRL qua sperimentali, quelle startup, che non potevano permettersi di registrare brevetti a tutto spiano con quelle cifre. Mentre chi si poteva permettere di registrare brevetti? I produttori di hardware, che già all'epoca insomma avevano dei capitali più grossi, quindi sarebbe stato un pericolo, almeno così era stato percepito, cioè era pericoloso scegliere, optare per l'opzione della brevettazione, perché si pensava che i produttori di hardware avrebbero subito messo le mani su quel nuovo mercato e l'avrebbero in qualche modo soffocato subito sul nascere. Si pensò quindi, insomma, con appunto grandi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, che la scelta più opportuna fosse quella del diritto d'autore. E come? Adesso ve lo faccio leggere. Questo è l'articolo 1 della legge 633 del 41, ovvero la legge sul diritto d'autore. L'articolo 1 è l'articolo introduttivo che ci dice sostanzialmente qual è l'ambito di applicazione di questa legge. Molto chiaro, eh? Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo, quello che vi ho detto ora. Quindi opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Ovviamente sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi a dire che questa è solamente un'elencazione di carattere esemplificativo, cioè vuol dire che qualsiasi opera creativa che rientri in questo concetto può essere tutelata, quindi anche nuove forme di creatività. Un sito web che non è espressamente previsto, perché è una forma che ha dentro sia testo che arti figurative, sia immagini in movimento, sia metadati, sia database, ok? È una forma di creatività che la legge del 1941 non poteva prevedere all'epoca. E quindi è comunque tutelata a diritto d'autore per una sorta di analogia, ok? Quindi rientra comunque nel diritto d'autore all'interno di questa elencazione. Il secondo comma è ovviamente stato invece aggiunto, non è del 41, ma è arrivato quando, dopo vi spiego storicamente quando, cioè quando si è fatta questa scelta di applicare il diritto d'autore al software. Infatti dice: sono altresì protetti programmi per elaboratore come opere letterarie, ai sensi della Convenzione di Berna. La Convenzione di Berna è la convenzione internazionale, una delle convenzioni internazionali principali in materia di diritto d'autore, che cerca di, diciamo, omogeneizzare un po' le varie normative di diritto d'autore. Però, insomma, vi lascia un po' perplessi sta cosa. Adesso lasciate stare la seconda parte che dice nonché le banche dati per la scelta, non ne parliamo oggi, sennò dovremmo aprire un capitolo troppo grosso.
Però insomma, abbiamo parlato di cose che fanno, che hanno caratteristiche tecniche, il software sviluppato, codice sorgente, che servono per far funzionare macchine, che possono essere addirittura a cavallo col mondo delle invenzioni, e qua cosa ci dice? Che sono tutelate al pari di opere letterarie. È chiaro che se qualcuno di voi ha un po' di passione per lo sviluppo di software, magari la capisce meglio questa cosa. Per gli altri meglio che la spieghiamo, cioè il concetto di codice sorgente l'avete già visto. Vabbè, ok. No, allora, se aprite il codice sorgente di un software qualunque, ovvero il codice con cui viene effettivamente sviluppato il software, cioè vedrete una serie di comandi, di righe di comando, di righe di testo informatico, che ovviamente all'occhio dell'utente medio o inesperto che non conosce quel linguaggio non vogliono dire granché, sono dei codici ovviamente, ma all'occhio dell'informatico che conosce quello specifico linguaggio di programmazione hanno un significato. E un programmatore bravo vi dice se una cosa è stata scritta bene o male. Adesso non arriviamo al fatto di dire ah che bello, cioè non c'è il piacere della lettura del codice sorgente salvo malattie mentali particolari, nel senso non è come leggersi un romanzo o un libro di poesie, però un informatico bravo vi sa dire se un codice è stato scritto in modo esperto e competente oppure è stato arraffazzonato in qualche modo e ha delle pecche. Però questo per farvi capire che comunque c'è un carattere creativo, cioè la scrittura del codice sorgente di un software è equiparabile a un testo letterario. Perché? Perché è come se fosse una sorta di manuale di istruzioni, vi sto facendo una metafora però non è neanche così forzata, è come se fosse una sorta di manuale di istruzioni con cui il programmatore sta dicendo alla macchina cosa fare, sta istruendo la macchina. Cosa succede? Che però in realtà la macchina non legge effettivamente quel codice, ma legge una versione cosiddetta binaria, trasformata in sequenze di 0 e 1, che è più comprensibile alla macchina. Cioè la macchina è un calcolatore, ragiona in bit, e i bit sono sequenze pacchettizzate di 0 e 1, ok? Il cosiddetto linguaggio binario. Anche questa distinzione, linguaggio binario, cioè codice binario, codice macchina e codice di programmazione, quindi codice sorgente, è importante perché dopo ci servirà per capire il concetto di open source, cioè di codice sorgente aperto. Fino qua tutto chiaro? Domande, curiosità? No, niente, vi vedo anche abbastanza. Allora, articolo 2 della legge non fa altro che dettagliare l'elenco che abbiamo visto nell'articolo 1, in quel primo pezzo, no? A riconferma del fatto che questa elencazione è sempre aperta e si può ancora, cioè le leggi si possono riformare, quindi abbiamo visto che il software e le banche dati sono state aggiunte in una fase storica. Ah, ecco, scusate, non vi ho detto un po' di date che magari sono importanti, eravamo rimasti agli anni 70. Allora, la prima decisione formale con cui un governo gli stati del mondo decide di applicare al software la tutela di diritto d'autore, di copyright, è del 1980 ed è del governo americano, ovviamente, nel senso che era negli Stati Uniti la patria di nascita di questa nuova industria, quindi è lì che è stata percepita la prima esigenza di tutelare, e il governo americano fa un Copyright Act del 1980 in cui dice sostanzialmente questo, cioè quello che abbiamo detto prima, ovvero che al software viene applicato il diritto d'autore e viene applicato come se fosse una sorta di opera letteraria. Da quel momento in poi, pian piano, tutti i vari stati industrializzati seguono il modello. Arriva prima l'Inghilterra, poi l'Australia, arriva anche l'Italia con il nostro tipico ritardo legislativo, cioè noi nel 92 aggiungiamo questi commi che vedrete, che abbiamo visto e che vediamo, nella legge sul diritto d'autore per dire quello che in realtà è stato già detto altrove. Nel nostro caso siamo arrivati a introdurre questa legge non tanto per una scelta politica del governo italiano dell'epoca, ma perché ci fu una direttiva europea degli anni 90, 90, 91, adesso non mi ricordo, che voleva equiparare e voleva, diciamo, omogeneizzare il diritto, queste nuove forme di tutela di opere creative in ambito europeo. Perché? Perché la Germania, l'Inghilterra, alcuni stati erano arrivati prima per seguire il modello americano, e quindi si era creata una discrasia fra questi stati e altri stati dell'Unione Europea, all'epoca Comunità Europea. Quindi si decise di fare una direttiva di quelle, insomma,
che invitano gli stati entro un tot di tempo a adeguare le loro normative, no? Se avete fatto un po' di diritto pubblico, un po' di diritto delle comunità europee, dell'Unione Europea, capite come funziona, no? L'Italia arriva a farselo dire sostanzialmente, no? Arriva la direttiva con un limite, con un termine di scadenza per adeguarsi, nel 92 arriva la legge di recepimento della direttiva europea e quindi anche l'Italia diventa, come tutti gli altri stati industrializzati, un ordinamento in cui il diritto d'autore viene applicato al software. Vi stavo leggendo appunto l'articolo 2. In particolare sono comprese nella protezione, e qui parte un'altra elencazione, come vedete sono 8 punti, in realtà sono anche di più, 9 o 10. 1. Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, puntini puntini, gli altri ve li lascio, se volete approfondire basta andare a vedere la legge. Il punto 8 dice: i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. È importante perché ci sta dando qualche informazione in più, cioè perché, quali sono le condizioni affinché un programma per elaboratore sia tutelabile con diritto d'autore? Devono essere originali e devono essere risultato di creazione intellettuale dell'autore. Perché hanno detto questo, secondo voi? Visto che siamo nell'ambito del diritto d'autore, non poteva essere insomma un po' superfluo? Perché il software può essere anche creato a volte con dei sistemi automatici. Sì, programma un software per creare altro software, mettere insieme righe di codice. Qua dice qualcosa in più, che deve essere frutto della creazione intellettuale dell'autore. È da queste cose che si percepisce la differenza tra un ordinamento di diritto d'autore e di copyright. Il copyright è un po' più pratico, è un po' più basato sulla commerciabilità di un prodotto. Se una cosa è commerciabile a un mercato, è tutelabile senza star lì a guardare molto se è legata ad un'attività creativa da parte di un autore. Noi siamo in un sistema di diritto d'autore continentale, quindi derivato diciamo filosoficamente e culturalmente dalla rivoluzione francese, no? Quindi l'individuo, la creatività dell'individuo come fonte dei diritti, quindi come fulcro da cui nascono i diritti, e quindi la nostra legge sul diritto d'autore ribadisce spesso questo concetto, cioè che l'opera è creativa, deve avere appunto questo minimo carattere creativo e deve essere ricollegabile ad un'attività effettivamente creativa e intellettuale da parte di un autore, il quale autore è persona fisica, quindi Mario Rossi, non l'azienda, non la Mario Rossi SRL. Mario Rossi è il detentore originario dei diritti su quell'opera, che sia il brano musicale, che sia la poesia, che sia il quadro o che sia il software, ok? Restano esclusi dalla tutela concordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Questo è bello, nel senso che ci sta dicendo che non è l'idea che viene tutelata, ma è come noi estrinsechiamo quest'idea. Altro concetto fondamentale. Perché? Perché se diciamo che anche le idee sono tutelabili, è finita, nel senso che chi arriva primo poi blocca l'innovazione, nel senso che ha prima un'idea, evita che questa idea venga sfruttata da altri e quindi che questa idea viva e si evolva, no? Per fortuna, quindi il diritto d'autore non agisce sulle idee e sui principi, se no cominceremmo a proteggere la matematica, che per definizione non è creativa, è matematica, non c'è attività creativa, ok? Questo articolo, in realtà, questo forse è un po' superfluo, nel senso che questo è uno dei principi abbastanza consolidati nell'ambito della proprietà intellettuale, però è bene che si ribadisca, soprattutto in questo campo. Perché? Perché il software spesso va molto a toccare la matematica, cioè gli algoritmi con cui funzionano ad esempio i motori di ricerca spesso sono fatti da matematici, cioè sintetizzano un procedimento in una equazione matematica. E lì sono un po' a cavallo, in effetti, tra una pura matematica che non potrebbe essere quindi tutelata in nessun modo, tra un'idea innovativa con applicazione industriale, quindi tutelabile con brevetto, ma anche con una sorta di produzione di tipo software, cioè quindi, perché questo algoritmo poi comunque ha la base del linguaggio di programmazione e quindi tutelabile con diritto d'autore. Capite che è un campo molto delicato e molto complesso. Vabbè, la legge su 64, l'articolo 64 bis della legge sul diritto d'autore ci dettaglia quali sono i diritti
che nascono in capo all'autore, cioè colui che scrive questo benedetto software, e questo software abbiamo appurato che ha carattere creativo, è stato effettivamente scritto da lui e non da procedimenti automatici. Cosa fa? Si trova in mano, per una sorta di automatismo, si trova a disposizione questi diritti, i cosiddetti diritti esclusivi, che comprendono il diritto di effettuare o autorizzare, quindi effettuare o autorizzare, cioè farlo lui oppure autorizzare altri a farlo. La riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Se non fosse arrivato il concetto, programma per elaboratore è il modo con cui la legge chiama il software, ok? La legge italiana hanno scelto programma per elaboratore, non software. Quindi chi detiene i diritti sul software ha questo potere, cioè di effettuare o autorizzare, effettuare solo lui, quindi in esclusiva, oppure autorizzare la riproduzione permanente o temporanea totale o parziale del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. È già una cosa molto forte. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti. E questo è solo il comma, diciamo, la lettera A. La lettera B. La traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma. Cioè vuol dire che lui può riservarsi anche il diritto di farlo modificare, cioè di modificarlo o di farlo modificare ad altri. Cioè uno vuole fare di un software qualcos'altro, non so, esempio stupido, uno scrive un software per le macchinette del caffè, un informatico lo vede il codice sorgente di questo software e vuole farlo diventare il software per far funzionare una lavatrice. Si può fare, adesso è un esempio stupido, però non è così lontano. Se non ha questo diritto, colui che vuole fare la modifica non lo può fare, deve andare a chiedere l'autorizzazione al titolare dei diritti, ok? E quindi parte la contrattazione: quanto mi dai, per quanto vuoi, per la licenza, per la modifica, ok? E poi può autorizzare o escludere qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma per elaboratore originale o di copia dello stesso. Adesso lo so che a voi di questa generazione l'idea di copia sfugge un pochettino, nel senso che è molto più raro che adesso voi andiate in un negozio e comprate la copia del software, no? Andate sul sito e ve lo scaricate, oppure andate a scaricarlo da altre parti, oppure avete l'applicazione, avete il market che vi scarica l'applicazione in automatico. Ma fino a qualche anno fa, non è che sono così vecchio, però si andava in edicola o nel negozio informatica, si comprava lo scatolotto con dentro il CD o una volta i famosi floppy disk, che voi probabilmente manco vi ricordate. Quelle erano le copie del software. Poi in realtà anche quelle che vi scaricate sono copie del software. È che vi sfugge un pochettino di più la fisicità della copia, nel senso che è una copia virtuale. Vi scaricate un pacchetto, un file, uno zip o qualcos'altro che in realtà non vedete nemmeno, perché quello che vi interessa è installarlo sulla macchina, ok? All'epoca c'era invece questa cosa. Vi faccio, voi che siete giuristi, una cosa simpatica, ve la dico. Le cosiddette shrink wrap licenses, no? Che in inglese vuol dire licenze a strappo, no? Shrink wrap vuol dire aprire e strappare. Erano delle licenze nate all'epoca, quando negli anni 80 si distribuiva software sotto forma di scatole e dischi. Sostanzialmente sulla scatola c'era scritto, aprendo questa confezione, quindi rompendo la confezione, automaticamente sottoscrivi il contratto di licenza, il quale però era scritto dentro la confezione, creando, vabbè, se avete fatto diritto privato, questo è il vizio del consenso, nel senso che, cioè, come faccio a sapere, cioè, come faccio a non, anzi, una contraddizione anche dal punto di vista della filosofia del diritto, è bellissima, no? Nel senso che mi fai sottoscrivere una cosa che in realtà io non ho possibilità di verificare, quindi il mio consenso non si può formare legittimamente. Adesso voi dite, vabbè, ma tanto la licenza c'è sul sito, tutto lo potevi leggere prima, sì, questo è il modo con cui si fregano adesso, però tornate negli anni 80, internet non c'era, tu andavi nel negozio, trovavi questa scatola e o così o pomì, si dice, nel senso, se tu vuoi quel software te lo pigli così, e se quando l'hai aperto e l'hai installato non ti piace, ma ormai l'hai accettato perché hai aperto la confezione. Questo modello è stato, hanno provato a portarlo nell'ordinamento italiano europeo, però qua dove il diritto funziona un po' diverso su certe cose, la giurisprudenza ha subito detto che c'era vizio del consenso e quindi erano
contratti non particolarmente validi per il contesto italiano, e quindi si fece in modo di rendere leggibili le licenze, i contratti di diritto d'autore prima che l'acquirente spaccasse la scatola. Vabbè, questo per farvi un esempio. Torniamo a quello che abbiamo detto prima, no? Il software, per quel principio che vi ho detto, cioè per questa sua caratteristica di essere un po' a cavallo ontologicamente ai vari campi di applicazione, può essere sostanzialmente tutelato in modo contemporaneo e sovrapposto con tutte queste forme di tutela: il segreto, il copyright e il diritto d'autore, li ho messi insieme a seconda di dove siamo, i sistemi tecnologici di controllo, i cosiddetti DRM, magari dopo ve lo accenno cosa sono, e i brevetti. Ho messo punti di domanda perché vabbè, il dibattito è ancora aperto. Però capite che non esiste nessun'altra opera dell'ingegno che abbia questa tutela, una così forte tutela, cioè quattro, cioè sostanzialmente tutte e quattro. Se voi farete l'esame di diritto industriale, o non so se adesso si chiama in un altro modo, proprietà intellettuale, a volte si fa anche sotto diritto commerciale, vi spiegheranno tutte queste quattro cose, che sono i quattro modi con cui le aziende produttrici di tecnologia tutelano la loro tecnologia, sostanzialmente tenendola segreta, cioè solo alcune persone sanno come quella cosa lì è fatta, ok? È il metodo solitamente più sicuro, nel senso che io faccio firmare a, se qualcuno di voi un giorno verrà assunto da un'azienda che produce software, gli faranno firmare all'interno del contratto di assunzione, di ingaggio, ci sarà una clausola con, si chiama non disclosure agreement, cioè un accordo di non diffusione, non divulgazione, cioè tu le informazioni che acquisisci grazie al fatto che lavori per IBM, Microsoft o Sony, sei tenuto contrattualmente a non diffondere, se no uno ti licenzia, due ti fanno pure causa per, ok? E questo è già molto forte, nel senso che se quello che dicevo prima, se il software io lo distribuisco solo in versione macchina, ed è quello che succede, se io distribuisco solo in versione macchina, cioè solo leggibile alla macchina, vuol dire che nessuno sviluppatore può facilmente entrare nel codice e capire come è fatto, quindi difficilmente può modificarlo, cioè fare tutte quelle cose che abbiamo visto, modificarlo, aggiornarlo, copiarlo, farne copie, usarlo per altre macchine, per altri dispositivi. Perché? Perché non ha tutte le informazioni necessarie per poterlo fare, e queste informazioni necessarie sono tendenzialmente nel codice sorgente e, in più, questo è importante, nella documentazione legata al codice sorgente. Cioè gli informatici di un certo livello, di una certa competenza, quando sviluppano software, scrivono anche tutta una serie di informazioni aggiuntive, cosiddetta documentazione, che spiegano come hanno proceduto, cioè come è stato sviluppato quel software. Quindi senza queste informazioni già abbiamo blindato gran parte delle possibilità. E questo è quello che succede, cioè quando voi vi andate a comprare o vi scaricate una di quelle applicazioni cosiddette proprietarie, quindi non open source, sistema operativo che stiamo utilizzando adesso, che è Windows, non avete il codice sorgente, avete l'installabile, cioè avete un file .exe che è tipicamente il file leggibile da una macchina con un sistema operativo Windows, lui la installa, ma voi non sapete di preciso come è stato fatto questo software. Il problema qual è? Che al 99%, non so, 90% delle persone non ne frega neanche nulla, nel senso, perché anche a me, io sono un laureato in giurisprudenza, come sarete voi, e se anche me lo danno sto codice sorgente non è che ce ne faccio molto. Però qual è il discorso? Che averlo a volte ti fa stare tranquillo, nel senso che se qualcosa non funziona, adesso voi uscite un po' dall'ottica del vostro computerino e pensate ad una grande azienda che ha dei sistemi informativi complessi e gestisce delle cose anche importanti. Avere il codice sorgente vuol dire sapere effettivamente cosa sta facendo quella macchina, vuol dire che se quel software non fa quello che dovrebbe fare, chiamo il mio informatico iper specializzato e dico mettici le mani e sistemamelo, cosa che se non ho il codice sorgente è difficilissimo da fare. Lo si fa sotto forma di cosiddetto reverse engineering, cioè si prende il codice macchina, cioè il codice binario, ci sono dei procedimenti molto complessi e si cerca di ricostruire a posteriori il codice sorgente per capire cosa si fa. Il problema è che non si riesce sempre a fare, e due, se anche si riesce a farlo non sappiamo mai se è effettivamente quello che è stato utilizzato per sviluppare il software. Quindi già, insomma, software sotto questo procedimento di secretazione ha già una serie di possibilità blindate.
In più al segreto cosa ci dico? Cosa ci aggiungo? Ci aggiungo una bella nota di copyright in cui dico che ricordati, caro utente, che la legge sul diritto d'autore dà a me, titolare dei diritti, tutti i diritti. Quindi tutti i diritti riservati, all rights reserved, lo trovate ovunque ormai, no? Comprate un CD, comprate un DVD, trovate questa bella C di copyright, all rights reserved, che vuol dire sostanzialmente quello che diceva il professore prima. Non puoi farci un tubo se non te lo dico io. E visto che c'è scritto all rights reserved, non puoi farci un tubo. Anzi, quando metto dentro il DVD, visto che magari non ho capito bene il concetto, mi parte pure una manfrina di 4 minuti che non posso neanche mandare avanti, non so se vi è mai capitato, e mi devo pure leggere che devo stare attento perché se lo faccio mi vengono a prendere, mi fanno qua, mi fanno là, ok? Mi serve questo esempio per introdurvi il terzo concetto, cioè il DRM, cioè il fatto che io non possa andare avanti non posso mandare avanti questa schermata che dura magari 3 minuti ed è noiosa, attiene al terzo ambito, cioè i cosiddetti sistemi tecnologici di controllo. Vuol dire che nel DVD, oltre a tutte queste cose, cioè vabbè, nel caso di DVD forse no, il segreto no, però il diritto d'autore e tutti gli avvertimenti legalesi che ci spiegano che non posso fare certe cose, mi mettono pure un sistema tecnico, cioè sostanzialmente è un softwareino che viene letto dal lettore DVD, che impedisce in quel momento di andare avanti. E quindi io sono fregato, me lo devo beccare e me lo devo leggere. Ma questo è ancora poco. Più potente ancora quando mi mettono un sistema, sempre un software autoinstallato e autoinstallante nel DVD o nel CD, che impedisce la copia. Ok? Cioè io vengo da una generazione per cui io avevo ancora i vinili o i CD, i primi CD originali, cosa facevi? Andavi a casa, ti facevi la cassettina, quelle cassettine a nastro magnetico, perché te l'ascoltavi in macchina o perché non volevi rovinare il disco e allora ti ascoltavi più facilmente la cassettina. Mai nessuno è venuto a casa a dirmi non puoi farlo, perché eravamo nell'ambito della cosiddetta copia privata. Anche adesso è legittimo fare la copia privata. Il problema è che ci sono sti cosi che su un vinile non puoi mettere, nel senso che il vinile è un vinile e quindi non puoi installarci del codice, è un procedimento fisico per cui la testina legge della musica, appunto. Nel momento in cui passiamo nell'ambito digitale, qualsiasi dispositivo, CD, lettore DVD, Blu-ray, PlayStation, qualsiasi cosa che sia atta a riprodurre opere dell'ingegno, può essere, fra virgolette, fregata in questo modo, cioè il detentore dei diritti può infilarci dentro cose che voi non sapete, che non conoscete, ma che l'aggeggio, che il dispositivo legge e quindi vi condiziona. Ad esempio non potete fare la copia. Anche qui, a seconda degli ordinamenti, i vari legislatori hanno dato indicazioni, anche la giurisprudenza ha dato alcune indicazioni. Cioè in Italia, se ci sono questi sistemi, è richiesto all'azienda produttrice di segnalarlo. Non so se è mai capitato, no? Ci sono dei CD in cui oltre agli avvertimenti su copyright c'è scritto in piccolo, piccolissimo magari, però c'è scritto che quel CD ha un sistema di tecnologico di protezione, un DRM, che vi impedisce alcune cose, in modo tale che se voi questa cosa qua non vi va, lo sapete prima e potete evitare di acquistare quello specifico prodotto. Poi c'è sempre lì, cioè se il disco, l'ultimo disco di Madonna che a voi piace tanto esce in quel modo, o così anche in quel caso, nel senso che se voi volete l'originale così è stato fatto, ve lo pigliate così e non potrete farne copie, oppure potete farne copie con un sistema analogico, cioè non fate la masterizzazione ma fate quello che facevo io 15 anni fa, cioè fate la copia, uscite col cavetto e fate una copia acustica o col microfono, vabbè col cavetto, l'importante è che non sia un procedimento di elusione del DRM. Perché se voi prendete invece un vostro amico informatico e fate in modo che con un procedimento digitale lui scardini questo DRM, state eludendo il DRM e questo è vietato dalla legge. È un reato. Sì, è un reato se viene fatto in una... Cioè, nel senso, se uno lo fa a casa sua, c'è il diritto alla copia privata che, diciamo, ti copre. Poi nessuno avrebbe interesse nemmeno a perseguire. Però se questo viene fatto su una scala, già nel senso che voi distribuite copie del CD in giro, comincia a essere pericoloso. Perché? Perché andate a violare un diritto esclusivo che non è vostro, che è della Sony BMG o della Universal o di Madonna stessa, adesso non lo so. Ok? Vabbè, torniamo all'ambito software, adesso intanto ho sposto un po' gli esempi per farvi capire meglio, però il concetto è quello.
Ecco, DRM, attenzione, scusate, vi dico l'acronimo perché intanto all'esame ho sentito gente che cade banalmente sull'acronimo. Vuol dire Digital Rights Management. Penso che sui libri utilizzati, sugli appunti lo troverete più volte, però. Ovvero, gestione dei diritti digitali sarebbe la traduzione più comune. Forse più propria sarebbe gestione digitale dei diritti, in realtà. Però vabbè, tutti traducono con gestione dei diritti digitali. Però sostanzialmente sono dei sistemi tecnologici che permettono di controllare i diritti. Management è neutro, cioè gestire i diritti, no? Però in realtà è lo scopo è quello più alto di controllo. Vabbè, chiudiamo con questo elenco importante che vi fa capire in che ambito siamo, nell'ambito software, tutela del software, cioè il brevetto. Ve l'ho già detto prima, non ripetiamo il concetto, però perché ho messo il punto di domanda? Perché è un dibattito ancora aperto, cioè dopo tutta quel dibattito avvenuto negli anni 80 che ha portato la dottrina giuridica e la giurisprudenza a dire che era meglio applicare il diritto d'autore rispetto al brevetto, guarda caso adesso, da metà degli anni 2000 in poi, le aziende produttrici di software cominciano a spingere sui governi, soprattutto il governo americano e sulla comunità europea, per rendere possibile la brevettazione del software. Ma come? Cioè, 25 anni prima, grandi dibattiti e lotte per cercare di spostare la cosa sul diritto d'autore. Adesso volete il brevetto, provate a chiedervi come mai. Adesso, all'epoca cosa vi ho detto? Che erano piccole aziende che non avevano la forza contrattuale, che non avevano il capitale per brevettare, no? Perché c'erano le aziende di hardware che erano invece quelle che erano più pericolose. Adesso che la cosa si è spostata in proporzioni mastodontiche, nel senso che adesso produttori di applicazioni e di software sono coloro che hanno in mano le redini del mercato mondiale, non hanno più niente da temere, anzi, onde evitare problemi, dicono vabbè, dateci anche la possibilità di brevettare il software, così siamo a posto, così le possiamo applicare tutte e quattro legittimamente, nessuno ci può dire nulla. E il governo americano, ahimè, un po' l'ha concessa questa cosa, con alcune accortezze, però si sta da un po' di anni brevettando software, cioè in realtà non si brevetta il pacchetto software, si brevettano appunto alcuni algoritmi, alcune singole soluzioni interne al software. La situazione sta diventando abbastanza pesante, nel senso che l'utente software si trova sempre a che fare con un qualcosa che è sempre blindato e bloccato, che tu puoi usare solo così come te lo danno, senza a volte neanche la garanzia. Qualcuno ha mai letto, scusate, una licenza software? Cioè, no, pur essendo giuristi. Nel senso, quando installate un qualsiasi software, vi si apre la fantastica schermata e tutti vanno giù. Cioè, voi lo dite, ma perché fate accette e andate giù, oggettivamente? Perché lo fate? Allora, a parte la pigrizia, ok. No, ma avete anche un motivo più... chi è che l'ha detto? Cioè, perché tanto non cambia niente, nel senso che... quello che dicevo prima, no? E quindi, che alla fine, che cacchio se ne faccio? Se anche me la fai leggere, tanto, alla fine la devo pigliare così. In realtà no, nel senso che posso decidere di installare anche un'altra cosa, non è che sono proprio obbligato a installare quella cosa lì. Torniamo un po' sulla pigrizia, nel senso che in realtà le soluzioni alternative ci sono, è che ma questo lo usano tutti, ma questo è comodo, ma questo è quello più figo perché c'ha la schermata con i pallini gialli, a me piace giallo, non piace verde, cioè queste cose qua. Purtroppo noi ci stiamo lasciando un po' rintronando da queste cose, ed è quello che le aziende produttrici ci sguazzano, nel senso che l'utente si impigrisca è proprio il massimo regalo che possiamo fare a sta gente che comunque ha già grossi capitali, non gli... il fatto di cambiare il computer ogni 2 anni, perché in realtà non è il computer che non funziona, ma è Office che non gira bene. Però ci caschiamo in questa cosa, nel senso, ma io voglio l'Office nuovo che non gira sul mio computer. Ma sei sicuro che hai bisogno dell'Office nuovo? In realtà puoi fare le stesse cose con quello che facevi prima. E quello che facevi prima già lo usavi al 3% delle sue possibilità, devi per forza volere l'ultima versione per usarla al 2%? Non lo so, adesso non voglio dare giudizi di tipo morale, etico, no? Ognuno fa un po' quello che vuole con i suoi soldi e con i suoi apparecchi, con le sue apparecchiature. Però spesso ci lasciamo un po'
prendere in giro da sta cosa, cioè, ah, è uscita la nuova, devo assolutamente averla perché sennò non riesco a fare le cose che facevo prima. Boh, vabbè, vabbè, usciamo da sta cosa, rimaniamo sull'ambito giuridico. Cosa succede allora? Come ragazzi, ancora mezz'oretta. Allora, un po' ve l'ha anticipato il professor Rossetti parlando di Richard Stallman, quindi un pochettino la sapete già sta cosa, no? Però arrivati negli anni 80, quindi torniamo un po' nel nostro excursus storico, quindi arriviamo, c'è un periodo in cui il software in realtà non è tutelato ed è utilizzato liberamente e sviluppato liberamente, quindi vuol dire che gli informatici si passavano copie del software, se la modificavano, io ho bisogno di una cosa che faccia funzionare la stampante, ma sì, dai, dammi la tua che provo a modificare le due righe di codice e vedere se funziona, e questa era la prassi. Arriviamo poi a questa pietra miliare degli anni 80, 1980, Copyright Act, per cui di colpo software tutelato sotto il diritto d'autore e in più accompagnato da licenze, no? Nel senso che oltre a questo automatismo del diritto d'autore, come vi diceva il professor Rossetti, inizia questa prassi di distribuire il software accompagnato da licenze che non fanno altro che aggiungere obblighi, aggiungere restrizioni a quelle che sono già previste per legge. Se voi un giorno prende al masochismo, vi leggete finalmente una delle licenze del software, vedrete che sono in realtà più che una licenza nel senso puro del termine, una serie di divieti. Perché dico nel senso puro del termine? Provate a pensare a licenza etimologicamente, deriva da licere, che è latino, autorizzare. Dovrebbe essere un atto autorizzativo, no? Quando farete diritto amministrativo vi insegneranno altro tipo di licenza. Quando tu apri un bar, apri un'attività, vai presso l'ente pubblico competente e chiedi una licenza, cioè l'autorizzazione a fare quel tipo di attività. Questo è un altro concetto di licenza, siamo più nell'ambito privato contrattuale, ma infatti si parla spesso di contratto di licenza, però vabbè. Però l'etimologia è la stessa, cioè dovrebbe essere qualcosa con cui il detentore di diritti vi autorizza. Sì, in effetti vi autorizza a fare molte poche cose, cioè una gamma molto ristretta di attività, cioè potete installarlo su una macchina, al massimo su un'altra, potete farne una sola copia di backup. Alcune cose che, vabbè, scoprirete quando un giorno avrete questo slancio di masochismo e vi leggerete un'intera licenza. Però a Stallman e a tutta quella frangia di informatici cosiddetti hacker nel senso originario del termine, cioè coloro che hanno la passione per la programmazione nel senso più libero del termine, cioè questa prassi non può assolutamente andare, cioè a loro va assolutamente stretta e sono contrari anche dal punto di vista filosofico. Poi nel manuale ad esempio c'è un bel capitolo sull'etica hacker, sul concetto sulla filosofia che sta dietro a questo movimento culturale. Quindi assolutamente l'idea di un diritto d'autore applicato al software e con in più delle licenze che ci vincolano maggiormente non può andare. Allora bisogna trovare un modo per uscire da questo impasse, perché ormai il diritto così ha deciso, la legislazione così ha deciso, bisogna trovare un modo per uscirne attraverso altre vie. Richard Stallman non è un politico, non è un legislatore, cosa fa? Si trova questo escamotage che in effetti è, come diceva il professore, un uovo di Colombo, che non è una cosa così difficile, però l'ha pensata lui per primo ed era all'epoca una trovata abbastanza geniale, cioè utilizzare proprio la licenza d'uso, cioè il contratto con cui normalmente i produttori di software ci vietano cose, utilizzarla per autorizzare cose, cioè farla diventare effettivamente una licenza nel suo senso puro, cioè licenza come atto autorizzativo basato su cosa? Basato sul diritto d'autore, basato sul copyright. Torniamo a quello che vi ho detto nella premessa, cioè che tutto sto bel sistema si basa sul copyright, si fonda sul diritto d'autore, cioè free software, open source, licenze open, tutto questo bel movimento ha ragion d'essere perché comunque c'è una legislazione sul diritto d'autore che attribuisce al detentore di diritti questa possibilità, cioè la possibilità di gestire i diritti in modo sostanzialmente monarchico, cioè io sono il titolare dei diritti, faccio quello che voglio della mia opera, posso anche decidere di non distribuirlo, di tenerlo nel cassetto. Se applichiamo le licenze in un'ottica open, cioè invertendo i termini d'uso, posso riaprire ciò che la legge ha chiuso, cioè posso consentire usi dell'opera, anche se la legge ha
detto che io sono titolare dei diritti e posso farlo solo io. Certo, proprio perché la legge dice che io sono titolare dei diritti, io liberamente scelgo di applicare una licenza di questo tipo e quindi libero l'uso dell'opera. Chiaro sto passaggio fondamentale. Poi, su questi termini, io ho messo due nomi per un unico concetto, in realtà adesso ce ne sono tre, nel senso che Richard Stallman in origine tendeva a parlare di free software, dove free, attenzione, sta per libero, non per gratuito. Occhio, perché purtroppo in inglese c'è questo equivoco ed è un equivoco ancora molto discusso. Free nel senso di libero come era prima, cioè prima degli anni 80 non c'era sta cosa, sta possibilità di tutelare il software, quindi noi lo vogliamo riportare a come era prima, cioè libero. E di questo concetto di libertà Stallman dà una declinazione ben specifica, cioè sono quattro libertà, dopo ve le faccio vedere, ho una slide apposta. Qual è il problema? Che il concetto di l'aggettivo free in inglese in effetti crea l'equivoco, per cui molta gente ancora adesso, anche gente che se ne occupa per lavoro di software, la dice, scaricati del free software, tanto Adobe Reader, che lo scarichi gratuito dal sito di Adobe, è free, sì, è free nel senso che è gratis, ma non è free software, perché non vi dà le libertà di cui abbiamo parlato adesso, è semplicemente un software chiuso, proprietario, che però Adobe vi lascia scaricare gratuitamente a scopo promozionale, perché poi gli fa comodo, così poi voi utilizzate i PDF come formato, ok? Non è free software. Purtroppo questo equivoco però, soprattutto all'inizio degli anni 90, è stato fonte di dibattito all'interno della community del cosiddetto free software, di questo nuovo movimento, perché? Perché c'erano molte aziende che si stavano ingolosendo, cioè stavano annusando che c'era del business, cioè anche sul mondo del free software si poteva fare business con un modello che adesso non, però si può comunque fare attività commerciale e di investimento, di produzione di software anche nell'ambito del free software. Il problema è che nel momento in cui un'azienda deve investire sapendo che poi passa questo equivoco per cui quello che lei fa è free, nel senso di gratuito, molte aziende erano scettiche. Allora qualcuno ha pensato di coniare una nuova dizione, un nuovo nome, un nuovo termine con cui chiamare questo fenomeno, cioè open source. Ovvero, parliamo più o meno della stessa cosa, però non parliamo più tanto dell'aspetto etico, della libertà filosofico, quello che vi ho detto prima, ma fissiamoci sull'aspetto tecnico, cioè il codice sorgente aperto, open source, in modo tale che prende anche un appeal di tipo tecnologico, cioè coloro che sono in questo mercato puntano su questa cosa, cioè codice sorgente aperto, quindi possibilità di vedere cosa fa il software, affidabilità, perché il fatto di poter vedere cosa fa il software mi dà garanzie, no? A me utilizzatore di quel software, posso farlo modificare, posso guardare cosa fa di preciso. Il problema qual è? Che appunto, che adesso, dopo si è creata questa scissione all'interno della community, i puristi, Stallman e soci che vogliono che si parli effettivamente di free software perché quella l'ispirazione etica del movimento è importante, e invece gli innovatori che dicono no, parliamo di open source perché è trendy, no? Adesso open, l'aggettivo open in effetti è stato azzeccato, nel senso che anche adesso io parlo di open data, open licensing, open content, open expo, l'ultima expo. Cioè no, nel senso che open è un po' quando le università fanno l'incontro con le matricole dell'anno successivo, fanno l'open day, no? Ok, fa un po' figo, ok? E su questo c'è da dire che Bruce Perens, che è un po' il capofila di questo movimento, ci ha visto bene, nel senso che da quando? Dagli anni 90, si inizia a parlare di open source nel 91-92. Guarda caso, in quel momento in effetti ci sono stati un po' di investimenti. E cos'è successo nel 91-92? È nato Linux, l'ha già detto il professore, cioè si è cominciato a creare un vero e proprio sistema operativo autonomo che può girare su delle macchine e rendere non più necessario avere Windows, avere Unix, avere macOS, ma noi possiamo installare su una qualunque macchina un sistema operativo Linux che è totalmente libero. Questo perché? Perché appunto è stato fatto questo sforzo per coinvolgere aziende che investissero, perché non pensate che Linux, benché si dica, non è stato sviluppato tutto nelle cantine da parte di studentelli. Sì, il kernel è stato fatto da uno studente universitario, Linus Torvalds, ok, che ha fatto la parte nucleo, no? Però tutto quel lavoro che ci sta dietro, le interfacce, i driver per le periferiche,
ci sono dietro aziende che hanno interesse a farlo. Adesso la distribuzione più famosa, che è Ubuntu, la più diffusa, diciamo, viene fatta da un'azienda che no, più, scusate, forse fatta non è la parola giusta, viene, si dice, mantenuta, cioè viene gestita e aggiornata da un'azienda, Canonical. Ce ne sono altre. Adesso prima si diceva, qualcuno aveva chiesto quale consigliare. L'altro giorno ho fatto installare a Andrea Linux Mint, che è una nuova. Mangiatore, dica, un Andrea, sì, è un altro, un nostro mio collega di Bicocca. Linux Mint è una sorta di Ubuntu ancora più. Più semplice, mi è sembrato più. No, forse per utonti no, però si perde un po' meno via con l'interfaccia innanzitutto. Non ha Unity, è tornata all'interfaccia vecchia, ma l'ha fatta più funzionale. Però comunque sotto c'è Ubuntu, però per dirvi che ce n'è una marea, potete spaziare. Il discorso è che comunque sotto ci sta tutto codice sorgente aperto. Questo è il concetto di fondo. Perché c'è questo acronimo FLOSS o FOSS, a seconda dei casi? Dimmi, quando... No, andiamo avanti fino alle... 10 e 4. Ok. FLOSS cos'è? È un questo è il più recente dei termini utilizzati. Perché? Perché poi si è creata sta scissione nella community, alcuni parlavano di free software, altri parlavano di open source. Soprattutto i ricercatori, coloro che scrivono articoli, io mi ci metto, sono stufi di dover fare articoli dove ci sono 20 righe di premessa terminologica con scritto: ah, ma io parlo di questo, ma in realtà volevo dire anche quell'altro, però non si offendano gli altri, perché purtroppo c'è il rischio. Nel senso che se ti rivolgi a una community dove l'aspetto etico è molto forte, se parli di una cosa rendi scontenti gli altri, se parli dell'altra rendi scontenti i primi. Allora hanno creato questo FLOSS, che è bruttissimo dal punto di vista, è molto cacofonico, però vuol dire free, liber and open source software. Free nel senso di free, come abbiamo detto prima, libre è spagnolo, è portoghese, quindi va un po' a richiamare anche tutto il mercato della Sud America, dei mercati emergenti, e poi specifica in qualche modo che free non è free nel senso di gratis, ma free nel senso di libero, ok? E la O sta per open, la S sta per source, e l'ultima S sta per software, ok? Quindi free, libero, è sostanzialmente un pacchettone dove ci sta dentro un po' tutto. Vabbè. Definizione di licenza d'uso, c'è il link a Wikipedia che poi il professore cancellerà dalle slide. Questo è un grafico, sì, più che un insieme di insiemi, che però è molto utile per capire un po' i vari concetti di cui abbiamo parlato adesso. Adesso vi sembrerà un po' confuso, però non lasciatevi. Allora, sostanzialmente sono due grandi riquadri. Da una parte c'è il FOSS, cioè di qua, che vedete è declinato come open source. Purtroppo non leggete tutti bene, immagino. Vabbè, scusa, purtroppo non si riesce a ingrandire più così. Comunque, vabbè, qua ve lo dico io, c'è scritto open source e là in alto c'è scritto software libero. E come vedete sono due riquadri quasi sovrapposti, non totalmente, ma quasi. Perché? Perché sono due concetti molto simili che differiscono per alcune caratteristiche. Dall'altra parte abbiamo il software proprietario, ok, dove viene applicata la tutela di diritto d'autore e segreto nel senso pieno del termine, come vi ho fatto vedere prima. All'interno del proprietario ci sono delle sottocategorie: software chiuso, che era quello che vi dicevo, oltre ad esserci la tutela di diritto d'autore c'è pure la chiusura del codice sorgente, quindi non è disponibile, e lo shareware, vabbè, è l'esempio che vi ho fatto prima di Adobe Acrobat Reader di Adobe, è questo, no? Cioè è software chiuso, siamo nell'ambito del diritto del software proprietario, però è un sottoinsieme. Perché? Perché viene spesso distribuito gratuitamente a scopo promozionale, ma non siamo di là, importante, cioè siamo sulla destra, siamo nell'ambito del software proprietario. Poi c'è questo sovrainsieme a L, che è, qui c'è scritto, liberamente scaricabile, che è il free nel senso del free più generico, cioè lo posso prendere gratis sostanzialmente senza problemi, ma non vuol dire che è sempre software libero, ok? Come vedete il liberamente scaricabile prende una buona fetta anche del software proprietario, perché tanti vi danno software gratis,
basta andare in edicola a comprare una rivista di quelle di informatica, ci avete dentro il CD con una marea di software, ma non è software libero, quasi mai. A volte adesso sta aumentando molto la proporzione, però a meno che andate a prendere una rivista specifica di open source, spesso sono software rilasciati da aziende produttrici che hanno interesse a farvelo provare. Spesso sono versioni che magari durano un mese, o che magari hanno delle versioni limitate, delle funzioni limitate, oppure sono versioni vecchie che non più commercializzate, così vi fanno vedere come funziona, vi incuriosiscono per poi comprare il prodotto vero e proprio. Un'altra cosa da notare è che questo liberamente scaricabile non copre tutto, vedete che non copre, c'è questo pezzo qua. Perché? Perché, come dicevo prima, non è, cioè, software libero non vuol dire sempre gratis. Cioè, ci sono aziende che fanno comunque opera di pacchettizzazione, di customizzazione, cioè ve lo fanno sull'esigenza della vostra azienda, ad esempio, per capirci. E questa cosa qua la pagate. Cioè, benché il codice sorgente sia disponibile e sia sotto delle licenze che lo rilasciano, però a volte il pacchetto completo, che prevede anche la consulenza, la personalizzazione, viene pagato. Quindi c'è possibilità di fare marketing, non è che siamo sempre nell'ambito del tutto gratis e tutto libero. E quindi questa fetta, diciamo, del riquadro di sinistra rimane fuori dal liberamente scaricabile. Poi ci sono i sottoinsiemi, che adesso, vabbè, ve li risparmio, tipo X-Free 86 sono le licenze, vabbè, dopo ve la faccio vedere. E poi la più grossa fetta è la fetta del copyleft e del GPL, che sono i due modelli di distribuzione principali di questo settore, di questo mondo, che adesso andiamo a vedere brevemente. Allora, le cosiddette licenze permissive, cioè nell'ambito di quello che c'era alla vostra sinistra e alla mia destra, ci sono le cosiddette licenze permissive, cioè, ve lo leggo, questo è tratto da un libro di un collega che è molto chiaro: alcune licenze impongono condizioni di licenza talmente lasse da far dubitare della loro efficacia. Cioè, vengono comunemente chiamate licenze permissive perché consentono praticamente tutto e impongono praticamente nulla, se non che venga mantenuta la dichiarazione sull'origine del software e il testo della licenza, o poco più. La licenza più famosa di questo settore è la BSD, la Berkeley Standard Distribution. Sostanzialmente, che cos'è adesso? Sì, ecco, ce l'ha già spiegato. Il codice rilasciato sotto tale licenza è utilizzabile e abbinabile con codice rilasciato sotto praticamente qualsiasi altra licenza, anche proprietaria. Cioè, vuol dire che un codice rilasciato sotto quella licenza può essere anche inglobato in un software proprietario e nessuno può dire nulla. Il sistema operativo macOS, ad esempio, di Apple, deriva da un progetto cosiddetto Darwin, la cui licenza era appunto la BSD, ed è venduto sotto licenza strettamente proprietaria. Questo perché? Perché la licenza BSD copre unicamente la parte non modificata del software originale, mentre non comprende la parte modificata. Vabbè, adesso entriamo un pochettino un po' troppo nel tecnico, però sostanzialmente è una licenza che consente più o meno tutto e richiede solamente che colui che ha prodotto il software venga citato e la licenza venga ripresa di volta in volta. Quindi, se voi siete degli sviluppatori e inglobate il software nei vostri prodotti che deriva da quella licenza, dovete ricordarvi semplicemente di attribuire la paternità originale del pacchetto software e allegare la licenza, però per tutto il resto siete liberi di fare quello che volete. È, diciamo, il gradino più vicino al pubblico dominio. Pubblico dominio, siamo nell'ambito. Pubblico dominio è pubblico dominio, cioè nessun diritto riservato. Cioè, è ad esempio un'opera di cui sono scaduti i diritti. Dante, Manzoni, cioè il diritto d'autore scade dopo 70 anni dalla morte dell'autore e diventa pubblico dominio, nel senso che quell'opera lì può essere utilizzata da chiunque senza dover chiedere autorizzazione a nessuno, per fortuna. Esiste anche software di pubblico dominio. Adesso, non perché l'autore sia morto più di 70 anni, perché difficilmente potrebbe essere, nel senso che è una scienza abbastanza moderna, una forma di creatività abbastanza nuova, però ci sono enti, soprattutto enti pubblici americani, che hanno deciso di rilasciare software in pubblico dominio, cioè fate quello che volete, non c'è bisogno di attribuire nessun tipo di diritto. La licenza BSD è il gradino appena superiore, cioè puoi farne quello che vuoi a condizione che dici che sono io e che riporti la licenza, sostanzialmente. Vabbè, qua ci sono due slide sul concetto di copyleft debole, copyleft forte, ve lo risparmio, ma vi dico io a voce, vi spiego io il concetto di copyleft, che è fondamentale. Allora,
Visto che adesso abbiamo introdotto il concetto di pubblico dominio, ragazzi, dai, ancora 10 minuti di attenzione. Voi mi direte, ma è un dubbio che è emerso ovviamente molte volte, no? Cioè, visto che si può rilasciare il software in pubblico dominio, perché Stallman non ha semplicemente detto, vabbè, chi vuole fare software libero rilascia software in pubblico dominio, tanto tutto libero, e torniamo come eravamo prima. Perché no? Troppo facile. Perché, come abbiamo letto adesso, se noi rilasciamo software in pubblico dominio, vuol dire che anche aziende che fanno software proprietario possono prenderselo, pacchettizzarlo e farsi i cavoli loro. Pacchettizzarlo cosa vuol dire? Vuol dire che poi richiudono il codice sorgente. E allora, vabbè, grazie, cioè, siamo tornati al punto di partenza, nel senso che noi abbiamo fatto tutto il lavoro per rilasciare, non so, mettetevi nei panni di un ente, Stallman lavorava all'MIT, lavora forse anche adesso, no, adesso no, non è più ricercatore, però all'epoca era un giovane e promettente ricercatore dell'MIT, cioè probabilmente il massimo centro di ricerca in ambito tecnologico del mondo. L'MIT che investe magari qualche centinaia di migliaia di euro, di dollari per produrre un software e poi pubblico dominio, arriva Apple, Microsoft, IBM, Cisco, qualsiasi altra azienda che fa software proprietario, se lo piglia, gli aggiunge quattro pezzi attorno, gli fa un'interfaccia simpatica e dice questa roba qua l'ho fatta io e lo vende, chiudendo codice sorgente, quindi vanificando tutto il lavoro fatto dall'MIT ad esempio per rilasciare un software che fosse open a tutti gli effetti, cioè non solo dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista tecnico, cioè disponibilità del codice sorgente in modo tale che chiunque possa farne quegli usi liberi che erano stati previsti. Questo era un po' un problema. Allora Stallman si è inventato questa formula della licenza, che quindi non è pubblico dominio ma è un documento di licenza con cui viene rilasciata l'opera, e in questa licenza c'è una clausola fondamentale che si chiama clausola copyleft, ovvero ve la sintetizzo in modo tale che sia molto semplice. Sostanzialmente, se tu sviluppatore vuoi trarre spunto da quest'opera da quest'opera software per svilupparne un'opera derivata, quello che dicevo prima, no? Software fatto per la lavatrice che diventa software fatto per un cellulare, se non lo so. Se vuoi fare quest'opera di derivazione, ricordati che anche l'opera derivata dovrà essere rilasciata sotto la stessa licenza. Ok? Questo è fondamentale. Cioè, questo permette che il sistema di libertà si mantenga all'infinito, cioè io sviluppatore traggo spunto da un'opera rilasciata sotto licenza copyleft e a mia volta sto producendo software copyleft, software open source. Perché? Perché sono obbligato dalla licenza originaria ad applicare gli stessi termini d'uso. Vedo un po' di facce perplesse. Sì, anche qui mi dicono che parli difficile. Caspita. Peggio per loro. No, nel senso che io sto cercando di portarla veramente molto, cioè ho saltato le slide più sempre, però comunque no problem, la riguardiamo, ci no? Cioè, ma ci ritorniamo adesso perché è fondamentale. Allora, pausa, mettete in stand by quello che vi ho detto adesso e magari fermentando vi torna meglio, però leggiamo un attimo le quattro libertà della GPL. La GPL è la licenza che ha scritto Stallman per fare questa cosa qui, questo lavoro qua che vi ho detto, no? Quello che gli interessava era appunto attribuire agli utenti del suo software delle libertà. Le leggiamo, quattro libertà fondamentali, numerate dallo 0 al 3, perché lui è un informatico, sai, lo 0 è un numero a tutti gli effetti. Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. Libertà di studiare il programma e modificarlo. Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo. Libertà di migliorare il programma e di distribuire pubblicamente i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Cioè, capite la forza di queste quattro libertà? Cioè, prima vi ho letto l'articolo 64 bis della legge sul diritto d'autore, che diceva sostanzialmente che il detentore dei diritti ha tutti i diritti esclusivi su queste cose, cioè solo lui può decidere cosa farne e chi autorizzare. La licenza invece ribalta la situazione, dice ok, già sulla base di questa licenza tu utente del mio software hai queste quattro libertà, e guardate che sono, insomma, guardate la 2, scusate, la 1 e la 3, cioè libertà di studiare il programma e modificarlo e libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, vuol dire, implica che se non ho il codice sorgente già queste due qua non le posso fare.
Ok? Adesso lasciate stare un po', il finale è un po' alla Starman, cioè un po' troppo etico, in modo tale che tutta la comunità ne traga beneficio, cioè anche se non lo diceva si capiva, cioè libertà di migliorare il programma e di distribuire pubblicamente i miglioramenti, cioè tu utente del mio software, se ne fai un aggiornamento, un cambio di applicazione, un'aggiunta, un miglioramento, lo puoi fare perché sono io che te lo sto dicendo, lo puoi fare liberamente, ovviamente per farlo ti sto pure dando il codice sorgente. Ok. Beh, ma la trovate, la licenza GPL su questi sì, siti, sì, ma poi c'è sul manuale, c'è. Ci sono le slide. Manuale vecchio, cioè sul manuale vecchio. Ah no, già è vero, perché adesso avete cambiato. No, io ho perso un po' il filo del. Stiamo fuori di Roma Giappichelli. Mi faccio avere comunque il saggio vecchio che è uguale a quello nuovo, insomma. L'idea di open source ve lo condividerò quando farò anche la lezione, però vi condivido questo pezzo. Vabbè, comunque le slide le dai, no? Le slide le metto. Allora basta, avete le slide, non state lì a perdere tempo. Comunque sono quattro libertà: eseguire, studiare, modificare e ridistribuire. Fondamentalmente è questo. Quello che mi interessava farvi capire era che per farne due di queste quattro bisogna avere il codice sorgente, non è un regalo, non è una cosa superflua, è fondamentale. Quindi queste libertà non hanno solo una valenza tecnica, etica, filosofica, etico-filosofica, ma anche tecnica, cioè voglio che qualcuno possa fare queste cose, gli devo dare il codice sorgente. Ok? Quindi cosa scopre Stallman? Che non è sufficiente dare delle libertà, perché se io non impongo delle condizioni, queste libertà prima o poi qualcuno se ne approfitta. Cioè era questo il concetto che vi dicevo prima, no? Rilasciando il codice in pubblico dominio, io in realtà queste libertà qua le sto già dando, perché è pubblico dominio, cioè sostanzialmente fai quello che vuoi, te le sto dando. Il problema è che le sto dando anche a chi se ne può approfittare e quindi perdo quella garanzia che il codice sorgente venga sempre distribuito. Dunque, Stallman ha inventato questa clausola che si chiama copyleft, ovvero inserisce nella licenza sostanzialmente due righe, insomma, qualche riga in cui obbliga chi si avvantaggia di queste libertà a trasmettere a sua volta queste libertà agli altri. Più semplice così non posso parlare, nel senso che voi per un obbligo sostanzialmente contrattuale, perché è scritto nella licenza, siete obbligati a ridistribuire le modifiche del software che state sviluppando sotto gli stessi termini di questa licenza, quindi state ritrasmettendo le libertà che avete ricevuto anche ad altri eventuali utilizzatori. Io lo so che a voi che non siete sviluppatori di software sta roba qua vi lascia un po' così, vabbè, ma tanto che cavolo me ne faccio, io non svilupperò mai software, innanzitutto non lo sapete cosa farete da grandi sempre in tempo a cambiare idea ancora e poi comunque potete essere sempre dalla parte dell'un. Però per leggere il giornale non venite a occupare un posto a lezione, lo leggete al bar il giornale, Lo leggete al bar il giornale, altrimenti ci sono anche persone in piedi. Se dovete leggere il giornale non legge, scusami, Simone. Prego, prego. Ma questo lo trovo di una maleducazione, una scorrettezza nei confronti dei compagni seduti per terra che non ha veramente limiti, oltre che ovviamente nei confronti del relatore. Si vergogni se ne è capace. Scusa, prego, prego. Allora, lo so, cioè, io capisco che non essendo sviluppatore di software voi rimanete un po' perplessi, ma questa cosa qua chi se ne fa? No, è fondamentale, perché se non siete pure sviluppatori siete comunque utilizzatori di questo software e vi capiterà qualche volta di aver bisogno che qualcuno metta, adesso a voi, magari adesso no, io ad esempio sono comunque un avvocato, faccio intanto dei progetti che toccano l'ambito tecnico informatico e mi tocca chiamare della gente un pochettino più tecnica di me che mette le mani sul codice, nel senso che bisogna entrare, non so, bisogna modificare il template di un sito web ad esempio, bisogna mettere le mani sul codice di questo sito web. Se io non ce l'ho il codice non le faccio certe cose, e questo lo posso fare perché qualcuno negli anni 80 ha pensato, ha escogitato questo meccanismo, cioè per cui chi sviluppa software open, software libero o software open source, a sua volta è tenuto a ridistribuire queste modifiche come se fossero open source, quindi è un meccanismo virtuoso per cui a cascata la licenza GPL e tutte le licenze simili si applicano anche alle modifiche del software.
Ok, quindi io ho fatto, sono partito dal software che faceva funzionare la macchinetta del caffè, ho fatto un software fighissimo che fa funzionare 10 lavatrici insieme, e anche il software che fa funzionare 10 lavatrici insieme sarà lasciato sotto questa licenza. Quindi se arriva uno che vede sto software e dice: ah, ma figo sto software per le lavatrici, ne faccio uno, io ho una lavanderia, ne faccio uno che integra anche il sistema di pagamento. Anche questo software realizzato per fare il sistema di pagamento sarà rilasciato sotto la licenza GPL, ok? Abbiamo già trasmesso per due volte il meccanismo del software libero. Arrivo, arriva un tizio che vede questo software, beh, ne vuole fare uno per i cellulari con l'applicazione, anche con l'applicazione avrà una licenza GPL. E via che abbiamo fatto 4 step, prego. Bella domanda, no, nel senso che il modello di business è materia tipica degli economisti, non è proprio il mio campo, però è una delle cose più interessanti, nel senso che l'economia negli ultimi 10 anni sono state date una marea di tesi su questa cosa, cioè capire come si regge tutto questo meccanismo. E si regge, nel senso che, come vi ho detto, ci sono aziende grosse che fanno sviluppo di questo prodotto, eppure lo rilasciano liberamente in modalità software libero. Perché? Perché cioè stiamo uscendo un po' dal concetto per cui i soldi arrivano dalla vendita delle licenze. Questo era il modello anni 80, anni 90. Cioè, tu mi paghi, la licenza, le licenze proprietarie in cosa sono riassumibili? In due parole, cioè tu mi paghi tu mi paghi per essere autorizzato a utilizzare il mio software, no? Oppure la famosa licenza a strappo, cioè tu paghi per utilizzare questa cosa perché se no, se non ti autorizzo io non la puoi usare. Qua siamo, qua siamo un po' usciti da questa concezione, cioè tu mi paghi in realtà non per utilizzare il tuo software, perché il tuo software è già utilizzabile, lo posso scaricare da qualsiasi sito. Però tu mi paghi, ad esempio, per quello che dicevo prima, per adattarlo alle mie esigenze, perché il pacchetto è standard, lo posso scaricare uguale a tutti, però io gli voglio fare delle cose particolari. Allora, cosa faccio? Vengo da te che l'hai prodotto e ti pago per fare il lavoro di customizzazione, di adattamento. Questo è uno dei modelli, eh? Oppure la consulenza. Oppure, che ne so, il pacchetto open viene dato gratuitamente con un'interfaccia grafica magari molto semplice. Voglio la versione premium che ha un'interfaccia grafica che invece è proprietaria e io pago la licenza solo per la parte proprietaria. Però spesso l'interfaccia grafica è talmente importante per cui io, grazie alla distribuzione di software libero, mi sto facendo dei clienti che mi comprano l'interfaccia grafica o la parte proprietaria. Quindi vedete che il modello di business è molto più frastagliato e variegato. Due cose per chiudere: qua c'erano un po' di link con la comparazione delle licenze, questo ve lo risparmio. Ma comunque mettiamo tutto online. Sì, tutto online. L'ultima slide era per farvi capire che nel giro di qualche anno questo modello è partito dal software, ma è arrivato a altri campi della creatività, ovvero a tutti sostanzialmente in questi ultimi anni. E come ha fatto, come è avvenuto questo passaggio? Vi ricordate che vi ho accennato della documentazione informatica? Cioè gli informatici sviluppano software, ma sviluppano anche una marea di documenti, di manualistica, di documentazione. Gli informatici che sviluppavano software libero negli anni 80 si trovavano in una sorta di contraddizione, no? Cioè sviluppavano software che era sotto una licenza open, però poi avevano la documentazione che è un'opera testuale, nient'altro che quello, che però non aveva una licenza ad hoc per essere distribuita. Cosa è successo? Che all'inizio si prendeva la licenza la GPL, che è quella che abbiamo visto prima, e si diceva che si applicava sia al software che alla documentazione. Qualche anno dopo, nel fine degli anni 90 e anno 2000, il progetto GNU ha pensato di scrivere una licenza ad hoc, cioè per la documentazione, la GNU FDL. FDL sta per Free Documentation License, cioè licenza di documentazione libera. Cioè è sostanzialmente una sorta di GPL, fa le stesse cose della GPL, ma invece di parlare di software e di codice sorgente parla di documentazione, quindi è una licenza più ad hoc per la documentazione. E da lì basta, abbiamo aperto la breccia, nel senso che siamo usciti dall'ambito software all'ambito delle opere letterarie. Arrivo, la famosa Wikipedia che il professore ogni tanto descrive nelle sue lezioni e cita, era fino al 2009 rilasciato sotto la licenza GFDL.
Ok, adesso sotto una licenza Creative Commons, per vari motivi, sostanzialmente le licenze Creative Commons sono delle licenze che fanno questo lavoro qui, applicate non più solo alla documentazione, ma proprio a, tutte le, a tutti i tipi di opere. Domanda qua? Dimmi. Allora, la GFDL è la prima versione del 99 e l'ultima del 2000, comunque del 2000, ed è stata applicata a Wikipedia, è nato nel 2001 se non sbaglio, o 2003, insomma, vabbè, 2001, ed è stata applicata a Wikipedia fino al 2009, quindi quasi 10 anni di vita, cioè Wikipedia è stata possibile perché c'era questa licenza qua. Poi nel 2009 hanno fatto la scelta di passare a licenza Creative Commons, perché? Perché in quegli anni lì sono arrivate le Creative Commons, che sono arrivate un po' dopo, 2002, ed erano banalmente più appropriate, nel senso che per un'opera come Wikipedia, che è un'enciclopedia, che quindi ha dentro anche fotografie, filmati, testi, poesie, cioè non solo documentazione tecnica, ma opere di del genere di qualsiasi tipo, la licenza Creative Commons era la più opportuna. Poi ci saranno le licenze per le banche dati, che sono l'ultimo grido, l'ultima frontiera di questo settore, e ve le risparmio volentieri. Va bene. Però, va bene, vi ringrazio.